quasi alla fine del primo tempo, fine primo tempo, non è il video partita per Fiorella, non è il video partita, è il fine primo tempo tra Barcellona ed Estudiantes, 5-3 il parziale. Vediamo un poco qualche personaggio qui, vediamo come sta andando questo primo tempo, come è andato? Male. Sotto che punto di vista? Purtroppo dal punto di vista difensivo un po' male, perché avanti abbiamo visto qualche bello scambio, avete giocato abbastanza sì, bene. Sì, giochiamo di prima, giochiamo bene avanti. Qualche imprecisione forse in copertura? Precisione in copertura e un po' più di velocità avanti. Giocare comunque anche la sfortuna avanti. Su un episodio, su un paio di episodi, un po' di sfortuna, sicuramente qualche deviazione un po' maldestra. Però se giochiamo un po' più di velocità avanti, un po' più comunque attenti. Comunque 5-3 sicuramente la partita sì, è apertissima. Sì, no, aperta, bocca al lupo al Barcellona, ci vediamo dopo. Sentiamo qui i consigli che danno i giocatori del Estudiantes. Come va questo primo tempo? Siete in vantaggio? Bene. Stiamo 5-3, giusto? Sì, 5-3. Stiamo giocando bene. Speriamo qualche di episodio. Uno! Qualche episodio un po' strano, tra virgolette, da ambo le parti, dei lati delle squadre. Sì, e da cui è scaturito qualche gol. Comunque partita apertissima, nonostante il punteggio sia di 2 gol di vantaggio per voi. Che ne pensi? Speriamo di continuare così, di fare anche qualche altro gol per chiudere il match. Quindi diciamo vi sarete più propositivi anche il secondo tempo o un po' più chiusi del primo? No, cercheremo di essere propositivi, di giocare come stiamo giocando ora, in modo da realizzare il gol. Perfetto, in bocca al lupo allora Estudiantes. Ciao ragazzi, a dopo. Buonasera signori, intervista agli MVP della partita Estudiantes contro Barcellona. Nappa, Salvatore, migliore dell'incontro, e D'Angelo del Barcellona. Grazie. Un poco troppo bassi fisicamente, non ce la facciamo proprio a correre, senza titolari non possiamo competere con le altre squadre. Posso anche troppo dire arrangiati. Tu sei stato il migliore, l'unico che ha creduto nel chiudere specialmente le manovre offensive, loro che erano velocissimi. Per il ruolo che faccio è l'unica cosa che potevo fare in campo. Pistone un po' solitario oggi. Nessuno l'accompagnava perché ha qualità tecnica, però non ci crede. Non ci vedi crede. Anche se è stato anche quando un po' sfortunato. Vedi, preso 2 o 3 gol di deviazione, il portiere non poteva fare nulla. Pallone rotondo. Giustamente. Senti, non so che dire, mi dispiace tantissimo. Complimenti agli avversari. Bravissimo. Che se l'hanno giocata con tutte le loro forze, passaggi veloci. Bellissimo gesto, complimenti. Non abbiamo pressato. Vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio il presidente che si è sacrificato di nuovo e tutte le ragazze che sono venute a vedere questa partita che abbiamo giocato, proprio una vera schifezza. Va bene, ok, ti lascio perché penso sei fatto anche tardi e hai voglia di andare a fare la doccia e andare a casa. Complimenti, bravissimo. Nappa, parliamo un po' con te. Sei, secondo me, attualmente uno dei giocatori più forti del torneo. Ho visto il giocatore e ti faccio i complimenti personali perché oggi ho visto non solo una preparazione atletica spaventosa, ma una visione. No, non sto scherzando, una visione di gioco. Hai fatto certi assist bellissimi. Qual è il tuo trucco? Cioè, ti alleni, fai scuola calcio oppure sono doti naturali? No, veramente non faccio proprio niente. Sono fermo da un bel po'. Gioco al pallone. Gioco. No, abbiamo fatto 4 partite consecutive, sto andando un po' prendendo la forma, però. Complimenti, veramente complimenti. Niente. Parliamo un po' dell'incontro. Secondo te quali sono state le manovre giuste di questo incontro? Perché venite anche da un'andata un po' sfortunata, devo dire, specialmente la prima giornata contro l'Ajax, che nel primo tempo, mi ricordo benissimo, state in vantaggio e poi vi siete fatti recuperare. Sì. Ah, boh, là, cosa mancava? Il fiato? Mancava la condizione fisica, sicuro. Che oggi vi ho visto correre come pazzi, cioè facevate. A parte che oggi è la quarta partita che ci attuano insieme, perché andiamo a giocare insieme, la squadra adesso si è assemblata. Mm-hmm. Comunque stiamo giocando adesso, questa partita è stata abbastanza buona. Sì, vero, vero. Le prime triangolazioni, ho cercato di fare qualche passaggio più veloce. Mm-hmm. Siamo usciti anche cambiando un po' i giocatori in campo, perché io centrale non vado bene in questa squadra. No, ma stiamo infatti cercando un po' di cambiarci. Visto, vieni a prendere la palla a centrocampo, fai porti palla e cerchi l'1-2. Stiamo raggiungendo la formazione, pure la forma giusta della squadra. Poi ringrazio a Bomber che anche un quadro, dai, se no si mette a gol, dai. Complimenti, ma anche lui è stato bravissimo, tutti quanti bravi oggi. Senza di lui non avrei fatto nessun gol. Forse l'assenza di Angelo Petraglia è stata un po'. Ah, questa veramente è stata una motivazione che abbiamo perso la partita scorsa. Vabbè, comunque dai, un messaggio che vuoi lanciare ai ragazzi del torneo? No, ti voglio sicuramente bene. Saremo nelle prime due del torneo. Un bacio sicuro se giochiamo così. Infatti penso anch'io. Ringrazio i miei amici che sono venuti a portarci un po' di entusiasmo.
mister. Siamo noi che l'abbiamo portato a vincere. Ma comunque abbiamo giocato bene, la squadra ci ha dato abbastanza bene. Molto corretta, mi è piaciuta moltissimo. Mi avete fatto divertire. Sì, sì, ho visto oggi un Gianluca ottimo. Più sicuro. Oddio, un po' con le braccia un po' troppo appoggiate all'avversario, ma il fisico c'è, tosto come sempre. La munizione la poteva risparmiare, però. Sì, forse era un po' ingenuo. Questa fortuna che siamo piccoli in attacco, siamo troppo piccoli, troppo minimi. Però molto veloce. Molto veloce, dai. Tanti giovinco ci sono qui. Vuoi salutare e ringraziare qualcuno? Oggi ho detto alla mia ragazza, se segnavo lo dicevo a lei. Amore, quindi, per te, a posto. Va bene, complimenti Nappa, complimenti Grazie Estudiantes, in bocca al lupo per il proseguo torneo. Ciao ragazzi.